La città di Crotone è invasa da rifiuti e le istituzioni non hanno fatto niente per agevolare il nostro lavoro in questa situazione di emergenza. E quanto hanno sostenuto i lavoratori della Crea SPA, la società che si occupa della raccolta dei rifiuti in città, che hanno chiesto un incontro con il sindaco e con il CDA della società. Le maggiori criticità derivano dalla chiusura dell'impianto di selezione dei rifiuti in località Ponticelli, gestito da Veolia, nei fine settimana. La situazione è stata poi peggiorata dal blocco degli autotrasportatori, che ha determinato un accumulo per un'intera settimana di rifiuti per le strade. Creare condizioni più favorevoli alle imprese grazie ad una gestione più semplice e trasparente dei procedimenti amministrativi è l'obiettivo dello sportello unico delle attività produttive, SUAP, un sistema per la gestione dei procedimenti amministrativi che la Regione Calabria ha acquisito attraverso la procedura del riuso dalla Regione Sardegna. Il sistema è stato presentato questa mattina nella sala consiliare della provincia di Catanzaro ai rappresentanti di comuni, enti ed associazioni di categoria. Si è tenuta stamani una seduta consiliare del Comune di Crotone sulla vertenza di biomasse, che vede la richiesta della società della messa in mobilità di 9 dipendenti. In tutti gli interventi si è sottolineato che le richieste dell'azienda sono immotivate in quanto non è una società in perdita. Alla fine il Consiglio ha redatto un documento unitario con cui chiede all'azienda di rivedere le sue posizioni e di bloccare il procedimento dei licenziamenti. Ondata di freddo e neve in arrivo in Calabria, già da oggi è in atto una depressione con forte maltempo nella zona ionica. La situazione peggiorerà domani con pioggia e neve nella notte e mercoledì il freddo si farà ancora più intenso e ci saranno nevicate nelle zone interne tra i 300 e i 500 metri. Nel fine settimana alla neve e alla pioggia si aggiungeranno forti raffiche di vento.